Eccoci qua a parlare di marketing finalizzato allo storytelling. Perché faccio questo video? Per fare chiarezza su quello che è un ragionamento molto chiaro per quanto riguarda il brand positioning. Molta gente parla di brand positioning, troppa gente forse oggi parla di brand positioning e alcuni parlano anche di storytelling. Però quello che manca è il fatto di spiegare alle persone che vo vogliono approcciare al posizionamento che è assolutamente fondamentale lo storytelling attaccato al brand positioning. Cosa voglio dire? Allora, che cos'è il brand positioning in questo video? Sorvoliamo perché diamo per scontato che le persone che stanno ascoltando e che stanno guardando questo video sappiano già di cosa sto parlando. Lo storytelling, anche quello è abbastanza chiaro e semplice. Semplificandolo al massimo, traducendolo proprio in maniera letterale, è la storia raccontata, la narrazione. Quindi un racconto che dalla notte dei tempi, da quando eravamo bambini noi, la mamma veniva a rimboccarci le coperte, prima di addormentarci, ci leggeva una fiaba, ci raccontava una storia. Però quello che assolutamente viene omesso da la maggior parte di gente, di formatori che spiegano a centinaia, decine di persone in sala o a livello online che cos'è il brand positioning, come si va a costruire una storia. Perché se la storia, non abbiamo una storia da raccontare, non abbiamo una storia credibile, non abbiamo una storia potente, non abbiamo una storia che fa innamorare, che affascina la persona, questa storia è inutile perché la gente non compra il nostro prodotto, il nostro servizio. Ricordiamoci sempre che noi facciamo parte della storia della nostra categoria. Quando noi lanciamo un brand, un business, noi facciamo parte della storia. Sta a noi decidere se di questa storia vogliamo essere i protagonisti. Per essere i protagonisti dobbiamo avere dietro una storia potente, perché sennò probabilmente potremmo passare come co-protagonisti o come comparse. Ovviamente, una volta che abbiamo questa storia potente per diventare protagonisti della nostra storia, del nostro mercato, della nostra categoria, essere vincenti e convincenti con chi ci sta ascoltando, dobbiamo saperla anche raccontare, che quello è lo storytelling. Però, se non abbiamo la fiaba di Pinocchio, anche un buon narratore non racconta una bella storia. Quindi, quello che dobbiamo capire è esattamente questo. Oggi col video vi voglio spiegare cosa ci sta dietro, esempio, a un brand che a me piace tantissimo, che è Nastro Azzurro, che sinceramente è stato anche restilizzata l'etichetta, quindi il peso che troviamo oggi sulla confezione, sul face dell'etichetta della bottiglia Nastro Azzurro è maggiormente indicato verso Peroni, che è sicuramente la casa madre, il corporate, che è anche quello un brand di birra, però il suo sub-brand Nastro Azzurro ha dietro una storia meravigliosa, che è quella di Francesco Trabotto, ammiraglio che il 16 agosto del 1933 ha fatto la traversata Genova-New York nel tempo minore a livello di questi transatlantici. Quindi il fatto che la gente partisse dall'Europa e ci mettesse un tempo inferiore andava a determinare che quel tipo di imbarcazione era assolutamente superiore rispetto alle altre. Ovviamente era anche di prestigio nei confronti dell'ammiraglio, ok? Nel 1933 l'Italia ha vinto per la prima volta il Nastro Azzurro e da lì hanno iniziato a produrre la birra Nastro Azzurro a livello di riconoscimento di questo trofeo. Quindi c'è dietro una storia meravigliosa che all'estero è comunque conosciuta, soprattutto oltreoceano. Io vi voglio far capire che non basta uno storytelling sul fatto della ricetta, della nonna, del prodotto o di quello che ha inventato quella determinata cosa, ma bisogna capire che quel brand ha dietro una storicità e far innamorare il tuo cliente a target di quella specifica storia. Ovviamente, oggi
un po' si è persa questa situazione di Nastro Azzurro, anche se è diventato poi per altri motivi, esempio che dal 1990 agli anni 2000 è stato anche testimonial Valentino Rossi e l'ha avuto nella livrea della sua moto, quindi automaticamente si è conosciuto, però prima di sponsorizzare Valentino Rossi ha sponsorizzato anche l'American Cup, che è sicuramente, chi è un appassionato di vela, è sicuramente un trofeo super prestigioso. Quindi Nastro Azzurro ha sponsorizzato anche l'imbarcazione italiana. Io con la storia di oggi vi voglio salutare e vi ricordo sempre che non esiste un prodotto di qualità senza che il package stesso trasmetta la qualità del prodotto.